Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ombre russe dietro la crisi. Ecco l'articolo della Stampa che ha infiammato il dibattito politico di oggi. Secondo il giornalista Iacoboni, esisterebbe un documento di intelligence in cui sarebbe riportato che, a fine maggio, il funzionario dell'ambasciata russa Oleg Kostyukov avrebbe chiesto al consigliere di Salvini, l'avvocato Antonio Capuano, se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi. Il sottosegretario Franco Gabrielli ha subito smentito l'attribuzione del documento all'intelligence. L'ambasciata russa non conferma e non smentisce, ma non è la prima volta che si parla di rapporti tra Lega e Cremlino. È gravissimo che qualcuno diffonda fake news, però io mi metto nei panni di una sinistra divisa, litigiosa, che ha fatto cadere il governo Draghi. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi, vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi l'hanno fatto su mandato. Quindi deve spiegare che genere di rapporti ha con la Russia. Se ci sono delle questioni da chiarire, come stanno emergendo, eccetera, gli altri, la Lega, Salvini, devono chiarirla nelle sedi istituzionali opportune. Certo, c'è il tema complessivo delle ingerenze nei processi elettorali in numerosi paesi, sono oggetto di attenzione e quindi saranno oggetto di attenzione anche l'Italia.